ha riportato la nazionale in Puglia, ha riportato una nazionale giovane. Presidente. Normalmente le promesse si cerca di mantenerle e delle volte si mantengono anche non con tanta convinzione, perché ti scappa dentro una cosa, poi arriva il giorno in cui devi decidere, l'hai promesso, promettere di portare qui la nazionale in Puglia è una promessa che se si riesce a mantenere dà molto piacere, perché come si arriva qui l'odore, il calore che c'è intorno alla pallavolo, anche come culturale, tradizione, come tutto, si respira. E allora di conseguenza si meravigliano, mi ha detto la domanda, ma si aspettava che fossero venuti tutti i biglietti. Mi sarei sorpreso se era al contrario, perciò ha notato anche che Manfredi, presidente regionale, che è molto attivo, molto bravo, ha un fondo di tristezza perché avrebbe voluto tenere un prezzo un po' più alto, se ne è accorto dopo. Adesso lo so che non lo dice, ma lo pensa, perché dice la forza che è 20 giorni prima magari vendevo fino agli ultimi 5, ma avevo detto qua è tanta cosa. Comunque, e poi dal punto di vista, qui mi rivolgo a De Giorgi, che io sono un po' più preparato tecnicamente, siccome deve fare un corso ai suoi colleghi. Il corso infatti non parla di tecnica. Ecco. Parla come gestire una federazione. Allora, se mi sto preparando io. Potremmo riuscire a trovare un mix. Allora, questa qui poi è un'edizione molto interessante, credo, molto interessante perché prima di tutto è un discorso generazionale che si sta chiudendo, e di cui la prima parte faceva parte anche di Giorgi, poi dopo lui che apporta di sedato meno, adesso l'ha verificato, però è l'unico rimasto vivo ancora, vuol dire che vivo culturalmente sulla pallavolo, che si sente, si vede, perché non tutti, no? Perché è difficile, specialmente per dei grandi campioni, è difficile sia fare l'allenatore, che l'avete dimostrato, che per i campioni italiani ancora sulla cresta dell'onda, anzi all'inizio sono dell'onda, e poi rimanere legati al proprio ambiente, perché non è così, perché uno si sente che gli è dovuto e magari dopo vengono problemi con il gruppo che gli sei. Ti sei sempre legato al territorio e alla dimostrazione come dovrebbero essere, perché noi abbiamo bisogno di dirigenti nuovi, di pace nuova, perché molti giocatori chiudono e poi si perdono. De Giorgi è la dimostrazione evidente che si può invece continuare a rimanere, perché abbiamo bisogno di dirigenti per propagandare, no? Per tenerlo vivo, per tenerlo, dicevo adesso poi viene la scusate, ma tornando invece alla domanda iniziate, è un bordo importante perché c'è un tecnico nuovo, molti giocatori nuovi, ma più che altro perché è la prima tappa fondamentale di questo lavoro lì che ci deve forzare allo scopo finale che c'è sempre la pallavolo italiana, quella di arrivare alle Olimpiadi e magari una volta di vincerla anche. Però adesso vedi che adesso è diventato difficile andarci alle Olimpiadi. Perché una volta, è vero, avevamo una squadra limitata, però c'era l'Italia, e adesso in Europa ce ne sono 5 o 6, no, scusate, sono tornate quelle di prima, altre discipline importanti, non come la nostra, calcio, basket, non ci vanno, o se ci vanno ancora, non è, dalle Olimpiadi è già successo, io spero che di qui, proprio da questa nazionale, da questa borghese, da questa città che ci ha portato molto buono, si dice una parola usuale, che ci ha portato molto buono e molta fortuna per la qualificazione all'europeo, c'è stato a Gioia del Colle, e noi dovremmo ricordare che qui da Andrea ci ha portato buono, diciamo questa parola, per arrivare alle Olimpiadi che è la meta che noi conosciamo. Allora, ringrazio tutti naturalmente. Giuseppe Manfredi, dell'Anna, come si chiama quello delle commissioni? Commissioni, l'amico Gianferlato, tutti presenti per l'umanità, la complicità che ci danno. Speriamo, vi chiedo scusa anche se sono stato un po' lungo, però.